Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dallo stadio comunale di San Michele di Serino, terza giornata d'andata del campionato nazionale Primavera 2, girone B, si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Cagliari, una delle quattro società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, partecipanti al campionato Primavera 2. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo come sempre dalla squadra che ospita, l'Avellino che schiera tra i pali Pizzella numero 1, 2 Caras, 3 Valente, 4 Caronte, 5 Granata, 6 Siciliano, 7 Barzaghi, 8 Paolella, 9 Mentana, 10 Carbonella, 11 Solazzo. In panchina Malaspina, Marciano, Alvaro, Aviano, Dari, Tascone, Miranda, Sabatino, Greco, Frattolillo, Mistretta e Girasole. Allenatore signor Antonio Iandolo. Il Cagliari, tra i pali Daga numero 1, 2 Coadio, 3 Cadili, 4 Molberg, 5 Mastromarino, 6 Sanna, 7 Tettè, 8 Antonini, 9 Gagliano, 10 Ladinetti, 11 Camba. In panchina Cabras, Porru, Collarieti, Pizzalis, Porcheddu, Doratiotto e Dervisci. Allena il signor Massimiliano Canzi. La terna arbitrale è composta dai signori Longo, appartenente alla sezione cosentina di Paola, coadiuvato dai signori D'Apice di Castellammare e Caso di Nocera Inferiore. Tutto pronto per l'inizio di questo match. Avellino, che nel corso di questi primi 45 minuti attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, percorso inverso per i rosso-blu del Cagliari, tenuta tradizionale bianco-verde anche per l'Avellino, giornata soleggiata qui a San Michele di Serino, clima mite, si attende il fischio del direttore di gara, anche gli assistenti stanno prendendo posizione nel loro posto, nel loro metà campo di competenza. Sarà l'Avellino dunque a battere il calcio d'inizio. Sia Avellino che Cagliari sono reduci dalla sconfitta in campionato e dall'eliminazione nella Team Cup nel turno eliminatorio disputatosi lo scorso mercoledì. Il controllo di petto di Camba, sulla sinistra c'è Cadili in movimento, Cadili che supera anche Caras, non Caronte, che spedisce il pallone in foul laterale, rimessa con le mani in favore degli isolani. Ladinetti dialoga con Cadili, resta in zona d'attacco la formazione cagliaritana, la rimessa laterale è per gli ospiti, dice il direttore di gara. Palla subito buttata in aria, prova il movimento Camba, viene fermato, palla allontanata per un attimo, la conclusione debole da parte di un calciatore cagliaritano, la presa facile di Pizzella. Il match è iniziato da 50 secondi, si appresta al rilancio il portiere bianco-verde. Porta il pallone fuori dall'area di rigore e poi di destro la spedisce nella metà campo avversaria. Covadio, il destro del numero 2 del Cagliari, la spizzata di Gagliano. Una serie di contrasti. Tettè, ancora Tettè circondato. Ultimo tocco è suo, rimessa laterale, stavolta a beneficio dei padroni di casa. Manovra l'Avellino con Carbonelli, fermato. Insiste Barzaghi per i padroni di casa, Barzaghi l'appoggio per Mentana, autore del provvisorio 1-2 nella gara interna contro il Frosinone, la posizione irregolare di Solazzo, il gioco è fermo, calcio di punizione per il Cagliari. Dicevamo in apertura di telecronaca che entrambe le squadre reduci da una sconfitta in campionato, l'Avellino 7 giorni fa si è arreso sempre qui a San Michele di Serino al cospetto del Frosinone per 3-2. Anche il Cagliari ha perso in casa 1-2 ad Asseminello a beneficio del Perugia, che è riuscito in pieno recupero a conquistare l'intera posta in palio. Non è andata benissimo le due formazioni anche in Coppa Italia, l'Avellino è stato sconfitto fuori casa dal Torino per 7-1 nel match disputato nel glorioso Philadelphia, e ad Asseminello il Cagliari è stato eliminato per mano del Cittadella. Dunque
entrambe sono chiamate quest'oggi al riscatto. Tette, l'appoggio sulla sinistra per il numero 2 Cuadio, l'ultimo tocco è del calciatore di colore cagliaritano, rimessa laterale in favore dell'Avellino. Leggermente lungo il pallone per Covadio, che pure aveva scelto bene i tempi della sovrapposizione. Messa dura con le mani in favore dell'Avellino. Colpo di testa di Tettè. Dalla lunga distanza prova il collo pieno, la conclusione impossibile di Mentana, che ricordiamolo era andato in gol nella partita interna contro il Frosinone. Aveva siglato la rete del momentaneo 1-2 che aveva riaperto per una certa frazione di tempo la partita. Bravo Mentana nella circostanza a sfruttare una disattenzione difensiva, una leggerezza difensiva dei ciociari. Messo giù Barzaghi, calcio di punizione per gli Irpini. Si allontana dal pallone Valente, il quale lascia l'incombenza della battuta numero 6 siciliano. Alza lo sguardo siciliano, il sinistro del numero 6 di Iandolo, palla in area di rigore, la sfera è stata respinta, lo spiovente raccolto da un cagliaritano, prova il break, la formazione di Canzi, il dribbling efficace di Gaiano che viene fermato irregolarmente da Carbonelli, calcio di punizione per il rossoblù. Covadio all'indietro per Molberg. Mastromarino, la verticalizzazione a beneficio di Ladinetti che viene fermato, ma c'è Cadili per il Cagliari ad alimentare l'azione, ma si riparte dalle retrovie. L'appoggio sulla destra per Covadio, il cross di Covadio in pienaria, il controllo, la girata da parte del numero 11 Camba, che è riuscito con la spalla a domesticare il pallone e poi a concludere di destro, palla che è terminata oltre la trasversale. Intervento, il controllo di Camba ai limiti della regolarità, giudicato di spalla il controllo del numero 11 cagliaritano, il quale è riuscito ad addomesticare la sfera e a calciare di potenza verso la porta avversaria, ma non ne ha trovato lo specchio. Viene arrestata la corsa dei biancoverdi da Cadili, va giù Ladinetti, lascia correre il direttore di gara, ma c'è rimessa laterale in favore del Cagliari. Il cosiddetto ranking sportivo ha relegato il Cagliari, relegato se così si può dire, nel campionato Primavera 2. Ricordiamo che quest'anno la formula prevede la scissione del campionato nazionale Primavera in campionato nazionale Primavera 1 e campionato nazionale Primavera 2. Il Primavera 1 è composto da un unico girone formate totalmente da squadre di Serie A. Covadio vince il contrasto con Barzaghi, avanza Covadio, appoggio ravvicinato per Gaiano che viene messo giù, anche in questo caso sorvola il direttore di gara. Il colpo di testa di Molberg a contenere l'avversario, Tette per il Cagliari, Sanna, Mastromarino, ancora Sanna, Cadili all'indietro per il compagno. Sanna porta palla, decide di verticalizzare a beneficio di Ladinetti, l'apertura subitanea sulla destra per Covadio, fa scorrere palla la formazione cagliaritana, è attento nelle retrovie Granata che ricaccia il pallone in avanti, la strada che carambola sul corpo di Gaiano, rimessa in zona difensiva per gli Irpini. San Michele di Serino negli anni passati è stato il quartier generale dell'Avellino di Massimo Castelli, attuale allenatore della prima squadra del Cagliari in Serie A. Duello spalla a spalla tra Cadili e Solazzo, il fallo del numero 3 del Cagliari, calcio di punizione per i campani.
batterà il numero 5 Granata. Siamo nelle vicinanze della panchina bianco-verde, le indicazioni di Jandolo ai suoi ragazzi si sentono sin qui. La battuta di Siciliano, palla bassa, il pallone filtra, l'ha toccata Cadili, corner per l'Avellino, il primo di questa partita in assoluto. Si avvicina al pallone il numero 4 Caronte, ottavo del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Cagliari. La battuta del corner, il colpo di testa da allontanare di Tetè, raccoglie la sfera per l'Avellino il numero 11 Sollazzo. Insidioso il traversone, ma fa buona guardia la difesa rosso-blu. Insiste l'Avellino con Sollazzo, fermato. Ancora l'Avellino, lotta Mentana, prova a farsi spazio nella morsa degli avversari. Palla ricacciata in faro laterale, insiste la formazione di Jandolo. Sbaglia l'assist con le mani, l'Avellino ne ha approfittato per un attimo Cadili, ma insiste la squadra di casa, prova a mettere alle corde i più quotati avversari. Sollazzo. Caras, servito sulla destra, ottima la sovrapposizione del numero 2 biancoverde, ma il suo traversone si perde sul fondo. Ci sarà rimessa per la squadra ospite. Un buon Avellino sinora, in questi primi scarsi 10 minuti di partita. Sicuramente un approccio diverso rispetto alla gara interna di sabato scorso contro il Frosinone. Daga, l'appoggio per Cadili, avanza Cadili, ha un po' di campo, può ragionare il numero 3 del Cagliari, temporeggia ora, è sempre Cadili, Ladinetti, ancora Cadili, cambia gioco il numero 3 per il liberissimo Cuadio, controlla Cuadio, alle calcagna Barzaghi, lo insegue anche il numero 10 Carbonelli, pallone non filtra, Mastromarino. Il dribbling di Mastromarino, l'appoggio per Cuvadio, Tetè, vuole il cross, ci riesce, traversone medio-basso, palla respinta in falo laterale, senza fronzoli da parte di Caronte, se non andiamo errati, il fallo di Barzacchi che ha sgambettato in maniera plateale, l'altro numero 7, Tetè, calcio di punizione ora per il Cagliari. Nei pressi del pallone Mastromarino e Gaiano. Si allontana Mastromarino, si avvicina invece Ladinetti. Potrebbe tentarci Ladinetti, anche se da quella posizione servirebbe più un calciatore che calciasse di sinistro. Vediamo quale sarà la formula adottata dai cagliaritani. Ladinetti o Gaiano, quattro gli uomini sistemati in barriera da Pizzella, l'undicesimo è scoccato in questo momento, parte il numero 9, Gaiano, il palo colpito dal centravanti del Cagliari, prima emozione del match che cade all'undicesimo minuto di gioco, il palo di Gaiano su calcio di punizione, si è salvato l'Avellino, i legni hanno aiutato Pizzella. Occhio a questa incursione di Paolella che non crea difficoltà di sorta ai cagliaritani. Cagliari dunque vicino al vantaggio con Gaiano che di sinistra su calcio di punizione ha francobollato il palo della porta difesa da Pizzella. Rimessa in zona d'attacco per gli ospiti, che hanno sfiorato dunque il vantaggio. Calcio di punizione battuto magistralmente, solo la mala sorte ha negato il gol al numero 9 del Cagliari. Ora c'è corner per la formazione rosso-blu. Dalla bandierina il numero 10 Ladinetti. La battuta del numero 10, palla ancora bassa, e sfera che impatta con l'esterno della rete, nulla di fatto, rimessa dal fondo per l'Avellino.
con calma Pizzella a posizionare la sfera sul punto di battuta. Sospirone di sollievo per l'estremo difensore biancoverde dopo che il calcio di punizione di Gagliano è terminato sul palo. Valente prova a cacciarlo in avanti, fallo di mani di Covadio che rischia il giallo. Calcio di punizione ora per l'Avellino. Ora vedremo se la squadra di casa saprà replicare al calcio di punizione di Gagliano rendendosi pericolosa, provando a far male. Tredicesimo, sempre 0-0 qui a San Michele di Serino. Match gradevole. Batterà Caronte. Siamo sul versante di sinistra. Il fischio del direttore di gara, la battuta di Caronte. Palla in aria, anticipato di un soffio, Solazzo. Il tuffo provvidenziale del numero 4 Molberg. La battuta del calcio d'angolo, il secondo per i padroni di casa, la presa facile di Daga che va subito al rinvio. C'è un rimbalzo, granata sul pallone, il controllo di petto di Tettè, gli ruba palla per un attimo Carbonelli, ma gli isolani tornano in possesso palla, allontana Siciliano per l'Avellino. Una serie di batti e ribatti, di passaggi errati. Bene, granata. Ora Barzaghi. Temporeggia Barzaghi. Carbonelli. Caronte. Sbaglia Caronte. Raccoglie Mastromarino per il Cagliari. All'indietro per Covadio. Accelera Covadio. Supera Barzaghi. Ancora il numero 2 del Cagliari. Sempre sull'alto di sinistra. Lo attende Valente che non si lascia superare. Porta a casa una rimessa con le mani, Covadio. Palla in aria, la respinta di Barzaghi in ripiegamento difensivo. È scoccato il quarto tocco al nostro cronometro. Sempre reti inviolate qui a San Michele di Serino tra Avellino e Cagliari. Match valido per la terza giornata d'andata del campionato nazionale Primavera 2, girone B. Ora c'è corner per la formazione isolana, ma c'è da registrare il palo colpito dal cagliaritano Gagliano su calcio di punizione al nono del primo tempo. E sempre Ladinetti dalla bandierina, secondo tiro d'angolo anche per il Cagliari, parità anche nel conto dei corner battuti. Parte Ladinetti, palla in piena aria, l'uscita di pugni di Pizzella, la smanacciata del portiere biancoverde nel mucchio, rimessa laterale per il Cagliari che insiste, rimetterà il pallone in gioco Cadili, palla per Ladinetti che è già dall'altra parte. Ladinetti, buono il dribbling del numero 10, il destro di Ladinetti, conclusione telefonata, nessun problema per Pizzella, ben posizionato. Imposta granata per i lupi, quasi pasticcia granata, riesce a cavarsela, il lancio di sinistro all'indietro Covadio per Daga, il tentativo di pressing di Mentana, palla di ritorno per Covadio, mobilissimo numero 2, l'appoggio per Tettè, ancora il Cagliari, sempre Covadio, Gagliano, si riparte da Mastromarino. Sbaglia Mastromarino, intercetta Mentana, ritorna su di lui Tettè e gli sratica il pallone. Riparte lo stesso Tettè. Ancora il Cagliari, la verticalizzazione. Prova a far circolare la palla la formazione di Canzi. Gagliano in aria, tira Gagliano da posizione defilata. Palla ancora sull'esterno della rete. Ci sta sicuramente provando di più il Cagliari. La squadra di casa comunque si sta difendendo con ordine e prova a ripartire. Nuovamente pronto Pizzella al rinvio.
17esimo, sempre 0-0. Rilancio di destro dell'estremo difensore biancoverde, in completa tenuta rossa. Colpo di testa di Antonini, ancora Antonini, Cadili, Molberg. Palla per Tette, lo scambio con Cuadio. Mastromarino, Sanna, avanza Sanna, giù Gaiano, tutto regolare, intervento proprio sotto gli occhi dell'arbitro. Sollazzo, lo scatto di Sollazzo sull'assist di Paolella. Sanna sembra in vantaggio sul calciatore biancoverde. Calcio d'angolo per l'Avellino. Sollazzo non ha lasciato tregua all'avversario ed è riuscito a portare a casa il massimo, ossia un calcio d'angolo. Batterà Caronte. Avellino di nuovo in vantaggio nel conto dei corner. 18esimo, batte Caronte. Due gli uomini al tappeto. Le raccomandazioni del direttore di gara ai duellanti. Calcio d'angolo da ribattere. La battuta di Caronte, palla arcuata, la sfera che attraversa tutta l'area di rigore senza che nessun calciatore impattasse la sfera. C'è rimessa laterale per il Cagliari. Prima della battuta del corner c'erano state scaramucce tra Cadili e Sollazzo. Sbaglia il Cagliari, Barzaghi ne approfitta per un attimo. Ancora Avellino, torna in possesso palla a Barzaghi. Caras, Sollazzo, il tocco di Cadili, rimessa laterale per l'Avellino. Mobilissimo Iandolo nei pressi della panchina campana. Sbaglia l'impostazione l'Avellino, non è preciso nemmeno il Cagliari. Caronte, una serie di colpi di testa, Gaiano di petto prova a servire Ladinetti che viene anticipato. Calcio di punizione per la formazione rossoblù. Riparte il team isolano. Lo scatto di Gaiano. Ultimo tocco di Siciliano che non è d'accordo con il guardarine. Rimessa laterale in favore della squadra sarda. Batterà Cuadio. Il movimento di Gaiano. Palla di ritorno per Cuadio. Gaiano ha un po' di spazio. Entra in aria. Va giù l'attaccante del Cagliari. Il fallo di Barzaghi è fuori dall'area di rigore. Quindi sarà calcio di punizione per il Cagliari. Rischiato Barzaghi. Gaiano steso un attimo, una frazione di secondo prima dell'ingresso in area di rigore. Calcio di punizione per la squadra rossoblù che prova nuovamente a rendersi pericolosa. Siamo al 21esimo del primo tempo. Evidentissimo lo sgambetto di Barzaghi ai danni dell'avversario. Potrebbe battere Ladinetti, sistema con cura il muro difensivo Pizzella, muro difensivo composto da Barzaghi e Sollazzo. Parte Ladinetti, è uno schema, ancora Cagliari, c'è fuorigioco, è giunta repentina la segnalazione dell'assistente di destra del signor Longo, appartenente alla sezione di Paola, chiamato a dirigere questa partita che si disputa al comunale di San Michele di Serino. Lo schema cagliaritano sul calcio di punizione non ha sortito gli effetti sperati. La battuta di Pizzella,
sfiora Barzaghi, che si ritrova il pallone tra i piedi e serve Carbonelli, che viene fermato da Tettè. Ancora Carbonelli, prova il dribbling, viene tradito dal movimento della sfera, se calcio di punizione per il Cagliari. Batte Mastromarino. Tettè, avanza Sanna. Cadili, rientra Cadili, l'appoggio per Gagliano, all'indietro per Mastromarino. Tettè sulla destra, anzi no, chiedo scusa, Cuvadiu, avanza Cuvadiu, entra in aria Cuvadiu, il cross impreciso, palla che termina sul fondo. Cuvadiu contenuto in maniera efficace da Valente. Altra rimessa dal fondo a beneficio della squadra biancoverde, che sta tenendo il campo benissimo al cospetto del Cagliari. Pronto Pizzella, tenendo conto che del fatto che fa caldo, temperature sicuramente oltre la media stagionale, per essere quasi ottobre. Solazzo, prova il cross, Solazzo, c'è un rimbalzo, la sfera che s'alza a campanile, altro rimbalzo del pallone sul sintetico, va giù Carbonelli che invoca l'assegnazione del calcio di punizione, richiesta inascoltata, poi di testa granata, serve Pizzella. Il lancio in avanti per lo scatto di Carbonelli, è in vantaggio Molberg che difende con il corpo la fuoriuscita della sfera. Rimessa dal fondo stavolta per il Cagliari. È pronto Daga, sinora inoperoso, ma tutto sommato inoperoso anche Pizzella, che si eccettua quella smanacciata della sfera sul calcio d'angolo battuto dalla Dinetti qualche minuto fa, al netto del legno colpito da Gagliano. Di testa Caronte, per poco non innesca gli avversari. Valente, sempre di testa. Cuvadiu, Tettè, ancora Cuvadiu. Gagliano di sinistro, il rimbalzo che non crea difficoltà di sorta a Pizzella, attento tra i pali. Si appresta all'ennesimo rinvio il portiere dell'Avellino, classe 2001. Il destro di Pizzella. Solazzo, strattonato irregolarmente. Calcio di punizione per l'Avellino, che può riaffacciarsi dalle parti di Daga. Protestano tutti. I calciatori del Cagliari rimprovano gli avversari di guadagnare indebitamente metri. 26esimo al nostro cronometro. Reti inviolate a San Michele di Serino. I ritmi in campo comunque restano discreti. Con la battuta del calcio piazzato, traiettoria morbida, lo scatto di Solazzo, il destro, il palo colpito da Solazzo, riparte Gagliano, è impreciso Gagliano, Barzaghi, conclusione smorzata e Daga abbranca la sfera, dunque palo anche per l'Avellino con Solazzo al 26esimo minuto di questo primo tempo. Non sappiamo se sia stato Daga a deviarla sul palo oppure il legno sia stato colpito direttamente dal destro di Solazzo. Gioco fermo, c'è un calciatore cagliaritano dolorante proprio nei pressi della panchina avversaria. Dovrebbe trattarsi di Cadili.
si può riprendere perché il calciatore è fuori dal rettangolo di gioco. Dunque non ostruisce i movimenti dei calciatori in campo. Cagliari momentaneamente in inferiorità numerica. Gaiano, Tette, ancora Tette che circunnaviga, Tette entra in aria. Il cross del numero 7 del Cagliari sul secondo palo, l'intervento d'esterno destro di Camba e palla alta. Pericoloso il Cagliari al 28esimo, è sbucato Camba sul palo più lontano sul cross di Tette, ha provato il colpo in acrobazia il numero 11. Il pallone è rimbalzato sul sintetico e ha oltrepassato la traversa. Occasione gol per la formazione isolana al 28esimo con Camba. Ci riprova la squadra sarda. Anticipato Gaiano da Granata. Il Cagliari ha sfiorato il gol dell'1-0 nel momento in cui si è ritrovato in inferiorità numerica. Sembra rientrare il numero 3 Cadili. Intanto si continua a giocare. Attenzione a questa incursione costo blu in area bianco-verde. Calcio d'angolo per il rosso blu di Sardegna. Dalla bandierina alla Dinetti. È rientrato dunque Cadili, ristabilita la parità numerica. Sta per scoccare la mezz'ora. Batte la Dinetti. Deve rispettare la distanza il numero 4 Caronte. La Dinetti ha richiamato l'attenzione dell'arbitro. Stavolta la battuta è ravvicinata. La Dinetti, la scodellata, anzi no, il tiro è basso di Ladinetti, conclusione telefonata, è pronto Pizzella alla presa. Il rinvio del portiere biancoverde, palla dalle parti di Sollazzo, scavalcato dal pallone. Di testa Cadili ad anticipare Mentana, c'è corner per l'Avellino. Batterà Caronte. In una delle poche zone di campo dove c'è l'ombra. Battuta di Caronte, palla in aria, di testa Camba, efficace in ripiegamento difensivo. Intervento di Barzaghi ad arrestare l'azione di rimessa del Cagliari. Alla fine Daga, Antonini, Molberg, Antonini, Molberg, Tette, ancora Antonini, avanza il capitano del Cagliari. Barzaghi intercetta per l'Avellino, prova a rimettersi in moto la formazione di Iandolo, colto in controtempo Paolella. Lo scatto di Cadili viene fermato, ma c'è il numero 10, Ladinetti, che trova una rete meravigliosa e Cagliari in vantaggio al 31esimo. Il gol del Cagliari con Ladinetti, palla imprendibile per Pizzella. La sfera prima ha battuto sul palo e poi si è insaccata per l'1-0 del Cagliari al 32esimo minuto di gioco. Ladinetti con un gran tiro dalla distanza ha sorpreso Pizzella. Dunque Cagliari in vantaggio a San Michele di Serino. Caras, chiamate a reagire la formazione di casa
che sinora non aveva sfigurato. Carbonelli. La rete di Ladinetti ha sbloccato lo 0-0 in una gara sin qui equilibrata. Sollazzo, intervento rude ai suoi danni, giudicato regolare dall'arbitro che lascia correre. Palla in aria cagliaritana. Si lotta, prova a farsi largo Paolella, non concede nulla la retroguardia rossoblu. Tette all'indietro per Covadio. La corsa di Covadio. Gagliano non si lascia superare, il numero 6 siciliano. Va giù Covadio. Fallo commesso da Carbonelli, che non è d'accordo con il direttore di gara. Calcio di punizione per la squadra ospite. Cagliari ora in vantaggio per una rete a zero con Ladinetti. Daga. Cadili. Lancio in avanti di testa Caras. La rimessa è per la formazione ospite, che sta conducendo per una rete a zero. La parabola imprendibile di Ladinetti, su cui Pizzella è rimasto di sasso. La sfera ha dapprima impattato il palo sinistro e poi è terminata in porta per l'1-0 del Cagliari. In invio del portiere dell'Avellino. Viene neutralizzato Carbonelli. Palla ricacciata in avanti. Di testa va a colpire Valente. Rimessa per il Cagliari. 34esimo al nostro cronometro. Avellino 0, Cagliari 1. Con calma, numero 2, Covadio. Gagliano riceve palla. Deve difendere con il corpo il pallone. Viene messo giù, cinturato in maniera irregolare da Valente, altro piazzato per la formazione rosso-blu. Sul punto di battuta l'autore del gol, Ladinetti. Ladinetti è un classe 2000. Nelle vicinanze il numero 5 è Mastromarino. Batte Ladinetti, il direttore di gara arresta il gioco. Punizione da ribattere. Sempre in due nei pressi del pallone. Stavolta è Mastromarino a rimettere il pallone in gioco. Colpo di testa all'indietro di Siciliano. E calcio d'angolo per il Cagliari. Ora la formazione isolana ha tutta l'intenzione, ha tutto l'interesse di rallentare i ritmi della partita, di addormentare la gara. Sempre Ladinetti alla battuta e nelle sue vicinanze c'è sempre Mastromarino. Che selva di gambe nei pressi della riga di porta. La respinta di Pizzella, pallone che rimane lì, se la cava l'Avellino. Carbonelli fuoriesce dall'area, palla troppo lunga per Solazzo. Tettè non rischia e ripiega all'indietro per il numero 3 Cadili. La presa ai limiti intanto di Pizzella. Siamo difensore biancoverde, attende che i compagni salgano e va al rinvio. Solazzo, sovrastato dal pallone, allontana di sinistro Cadili. Gagliano prova un improbabile controllo del pallone.
Ancora il Cagliari con Covadio. Antonini. Erra Antonini nell'impostazione. Riparte Ravellino con Giacomelli. Sbaglia anche Giacomelli. Mastromarino. Sanna. Apre sulla destra per Covadio. Piuttosto sollecitato Covadio alla pari di Tetté sull'out di destra. Molberg, l'apertura. Interviene Caras per l'Avellino. Fermato Carbonelli. Imposta il Cagliari. Forte del vantaggio conseguito al minuto numero 32 con Ladinetti, che ha pescato il giochi dalla distanza. Covadio. Va giù intanto Tetté. Si continua a giocare. Palla in aria. Occhio al movimento di Camba. Camba è solo e per fortuna dell'Avellino. Litiga con il pallone e se lo trascina sul fondo. Camba non ha domesticato il pallone e non ha approfittato della dormita dei difensori biancoverdi, che lo hanno lasciato praticamente indisturbato. Avrebbe potuto fare quel che poteva Camba. Si è perso, si è smarrito sul più bello. Covadio lascia scorrere il pallone, rimessa laterale per la squadra rossoblù. Di testa colpisce Valente. Ancora Covadio. Camba. Ha toccato per un attimo Gagliano. Solazzo. Duello con Cadili, lotta Solazzo, anzi no, Mastromarino, appoggio per Ladinetti, lancio in avanti di Ladinetti, impreciso, palla ampiamente fuori dalla portata di Gagliano. 39esimo, messa laterale per la squadra di casa, è pronto Caras. Indietreggia Caras, le prescrizioni del direttore di gara, il numero 2 biancoverde. Cadili, giù Carbonelli, fallo, calcio di punizione per l'Avellino. Riparte la formazione di casa che è sotto di un gol. Caras tiene palla, ancora Caras. Solazzo prova a girarla subito per Mentana, che però viene anticipato. Antonini, ancora Antonini. Tetté, ancora Tetté. La verticalizzazione del numero 7, è una gran conclusione quella di Tetté di sinistro. Al 40esimo la percussione di Tetté, il sinistro, e palla non lontana dalla porta difesa da Pizzella. 41esimo al nostro cronometro. Si è liberato da tiro il calciatore di colore classe 1999. Il suo sinistro non lontano dallo specchio della porta. Sanna, pressato Sanna, si rifugia in Molberg. Palla per Covadio. Può avanzare il numero 2 di Canzi. Palla in aria. Ladinetti, la respinta di Pizzella, che salva la porta dallo 0-2. Bravo e fortunato il portiere dell'Avellino nel respingere la conclusione ravvicinata di Ladinetti. Vicino alla doppietta personale. Insiste il Cagliari, che ha sferrato il gol del 2-0. La respinta di Pizzella, non impeccabile stavolta nella presa. Avellino alle corde. Va giù il numero 5 Mastromarino, lascia correre il direttore di gara. Antonini di testa. La squadra erpina è in affanno, il Cagliari sta accelerando. Ladinetti è il gol del numero 10, che stavolta è freddo nel dribblare Pizzella e a siglare il gol del 2-0, riscattando così l'occasione sciupata qualche istante prima. 2-0 per il Cagliari al 42esimo del
primo tempo, la doppietta di Ladinetti. L'Avellino non è riuscito a liberare la propria area, ha subito la pressione del Cagliari per circa un minuto, finché Ladinetti non è riuscito a siglare il gol dello 0-2. Caras, ancora più in salita la gara degli uomini di Iandolo. La squadra di casa ha sì il merito di tenere bene il campo, ma ha il torto di aver sinora creato pochissimo in fase offensiva. L'unico sussulto è il palo esterno colpito da Solazzo al 26esimo. Spinto Paolella, calcio di punizione per l'Avellino. Dunque Cagliari avanti di due reti qui a San Michele di Serino quando mancano due minuti allo scoccare del 45esimo di gioco. La doppietta di Ladinetti sta regalando il momentaneo ritorno al successo del Cagliari. La battuta del calcio piazzato, la tocca Tette, lascia scorrere il numero 7 Barzaghi, rimessa laterale per l'Avellino con Valente. Ci prova la formazione di casa in questi ultimi scampoli di frazione ad accorciare le distanze e a ritornare in partita. Intervento di Granata, intervento quasi da arti marziali, dalla distanza, bella la conclusione di Paolella, buona l'intenzione ma è altissima la conclusione del numero 8 Irpino. Rimessa dal fondo, Daga, appoggio per Cadili, il duplice fischio del signor Longo a decretare la fine della prima frazione di gioco che vede il Cagliari in vantaggio qui a San Michele di Serino in casa dell'Avellino per 2-0. Sta decidendo la doppietta del numero 10 rosso-blu, Ladinetti. A risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi alla visione, immagini ancora dallo stadio comunale di San Michele di Serino. Sta per iniziare il secondo tempo di Avellino-Cagliari, match valido per la terza giornata d'andata del campionato nazionale Primavera 2, girone B. Il primo tempo si è chiuso con la formazione sarda in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Ladinetti. Entrambi i tecnici dovrebbero aver confermato gli 11 di partenza. Riprende dunque il gioco, riprende la partita con il lancio in avanti di Sanna. Tra un po' passeremo a rileggervi le distinte. Palla sul fondo, dunque la doppietta di Ladinetti sta consentendo al Cagliari di condurre per 2-0 sul sintetico di San Michele di Serino in casa dell'Avellino. Un risultato piuttosto severo per i padroni di casa, perché è una partita che tutto sommato sta scorrendo sui binari dell'equilibrio e il passivo appare piuttosto severo per la squadra rosso-blu. L'Avellino dunque riparte con Pizzella tra i pali numero 1, 2 Caras, 3 Valente, 4 Caronte, 5 Granata, 6 Siciliano, 7 Barzaghi, 8 Paolella, 9 Mentana, 10 Carbonelli, 11 Solazzo. In panchina siedono Malaspina, Marciano, Alvaro, Aviano, Dari, Tascone, Miranda, Sabatino, Greco, Frattolillo, Mistretta e Girasole. Allenatore Antonio Iandolo. Il Cagliari, Daga numero 1, Covadio, Cadili, Molberg, Mastromarino, Sanna, Tette, Antonini, Gagliano. Attenzione a questa sortita rosso-blu, seguiamo l'azione. Poi completeremo sulla respinta, c'è la rete del numero 11 Camba per il Tris cagliaritano. Camba pronto a raccogliere la corta respinta di Pizzella per il 3-0 del Cagliari in apertura di secondo tempo.
Dunque Piccamba triplica per la formazione isolana. 3-0 ora per il Cagliari. Stiamo leggendo la distinta cagliaritana, eravamo fermi al numero 9 Gagliano, poi il numero 10 Ladinetti, autore di una doppietta, e Camba che ha appena messo a segno la terza rete del Cagliari. In panchina Cabras, Porru, Colarieti, Pizzalis, Porcheddu, Doratiotto e Dervisci. Allenatore Massimiliano Canzi. Dirige il match il signor Longo, appartenente alla sezione calabrese di Paola, coadiuvato ad Apice di Castellammare e Caso di Nocera Inferiore. Rimessa laterale per la squadra sarda, che ora è avanti di 3 reti sull'Avellino. Camba dunque in apertura di secondo tempo. Ha siglato la rete del 3-0 raccogliendo una corta respinta di Pizzella sul bolide scagliato dalla media distanza da Gagliano, se non andiamo errati. Primo tempo che, ripeto, si è svolto sui binari dell'equilibrio, anche se a onor del vero qualche occasione al di là delle reti l'ha costruita il Cagliari. Il palo di Gagliano sul calcio di punizione, la conclusione ravvicinata di Camba per l'Avellino, accolto il legno esterno il numero 11 Sollazzo. Ora Tettè per il Cagliari, bisticcia con il pallone il numero 7 Rossoblù, alla fine c'è calcio di punizione per l'Avellino che è sotto di 3 reti. Batte Granata all'indietro per Pizzella, deve rincorrere il pallone Valente per evitare che finisca in fallo laterale. Il sinistro di Valente alla fine oltre la riga la mette lui. Primo cambio per la squadra di casa al quarto della ripresa. Fuori Granata, dentro il numero 23 Girasole. Prima sostituzione operata da mister Iandolo. ...3-0 dunque per il Cagliari. Rimessa laterale da ripetere con le mani Covadio, tra i più attivi nel corso della prima frazione di gioco. Siciliano, palla lunga, lascia scorrere Covadio. Sanna, ancora palla per Covadio, avanza il calciatore di colore cagliaritano, la presa di Pizzella in uscita. Pizzella esige che i suoi avanzino per andare al rinvio. Sfera che s'alza a campanile, colpito per un attimo di testa Tettè, lotta Caras, fallo su Carbonelli, punizione per i campani. Batte lo stesso Carbonelli, indietro per Caras, il quale la gira, quasi un gioco di parole, per Girasole. Barzaghi direttamente da Pizzella, rilancio del portiere dell'Avellino, di testa svetta Sanna. Barzaghi, ancora Barzaghi, Caras, ancora Caras, e chi ce ne parla dal compagno. Movimento del numero 2 Sollazzo, ancora Sollazzo, appoggio per Caras sulla destra, il cross, Daga anticipa l'avversario, subisce anche fallo. Calcio di punizione per il Cagliari. Scorrettezza
in zona d'attacco per Mentana. L'arbitro ha sanzionato la cosiddetta carica sul portiere. Erra la formazione di Solana, ne approfitta Solazzo che sullo 0-0 ha colpito il palo esterno alla sinistra di Daga. Rimessa laterale in favore dei biancoverdi, a caccia del punto della bandiera, a caccia del punto dell'onore. Con le mani Caras, manca il pallone Ladinetti, il palleggio di Solazzo, attaccato Solazzo, alla fine finisce col perdere il pallone, ma c'è Caras in suo aiuto che scaraventa il pallone in tribuna, arrestando la corsa di Mastromarino. Rimessa con le mani in favore del Cagliari. La spinta netta di Caras ai danni dell'avversario. Le pronte scuse di Caras. Fallo su Camba. Gesto di fair play, gesto difensivo tra i due. Calcio di punizione per il Cagliari. Sanna. Molberg. Ancora Sanna. Portapalla il numero 6 del Cagliari, Antonini, l'appoggio corto per Ladinetti, il palleggio di Antonini, gli sbarra la strada il numero 6 Granata, prova a ripartire l'Avellino. Fallo commesso da Mastromarino sul numero 8 Paolella, calcio di punizione per gli Irpini. Il programma della terza giornata d'andata è il seguente: Avellino Cagliari, derby pugliese Foggia Bari, Frosinone Ascoli, Palermo Ternana, Perugia Benevento, Pescara Salernitana, riposa il Crotone. Ricordiamo che il girone B e anche il girone A del Primavera 2 sono composti da 13 squadre, quindi a turno una società osserva la sosta forzata. Stavolta tocca al Crotone. La classifica del girone B vede in testa un quartetto composto da Foggia, Bari, Crotone e Palermo con 4 punti, Pescara, Cagliari, Perugia, Salernitana e Frosinone 3 punti, Benevento 2 punti, Ascoli, Ternana ed Avellino 0 punti. Con il parziale che sta maturando a San Michele di Serino, il Cagliari balza a quota 6 punti. In attesa di conoscere i risultati dagli altri campi. L'unica cosa certa è che la formazione sarda ha superato in classifica il Crotone, che, come abbiamo detto in precedenza, è fermo ai box. L'appoggio per il numero 6 Sanna. Saga. Secondo impegno casalingo consecutivo per l'Avellino. Dopo il Frosinone, il Cagliari. Attenzione ad Antonini. Entra in aria Antonini. Serve Gagliano. Ben contratto da Caronte, ma difende palla Gagliano. Caronte non lo molla. Ancora Gagliano. Appoggio per Tettè. Il destro di Tettè. Palla al lato. È stata ravvisata una deviazione, calcio d'angolo per il rossoblù, in totale controllo del match. Batterà Ladinetti, autore della doppietta nel corso del primo tempo, che ha consentito ai suoi di portarsi all'intervallo sul 2-0. È pronto a battere il numero 10 al decimo della ripresa, 3-0. Per il Cagliari, colpo di testa perentorio di Camba, la presa di Pizzella che si è ritrovato il pallone tra i guantoni. Valente, allontana da Siciliano, intercetta Mastromarino, ancora Mastromarino, con calma, Covadio, circolazione della palla per i calciatori cagliaritani. Sanna per il Cagliari, si profila il secondo occhio a Camba, ci prova ancora,
palla ribattuta da Siciliano che ha fatto muro con il corpo. C'è corner ancora per il Cagliari. Dicevamo formazione sarda che è vicinissima a conquistare il secondo successo esterno consecutivo in campionato dopo il blitz di Frosinone nella gara inaugurale. Poi la beffa interna con il Perugia e adesso il 3-0 che sta maturando qui a San Michele di Serino. Battuta del corner, c'è un altro colpo di testa, va a raccogliere la sfera fuori dall'area di rigore Sanna, che si è trascinato il pallone fuori dal rettangolo di gioco, rimessa per l'Avellino. Il prossimo turno, il quarto, prevede Ascoli-Avellino, Bari-Frosinone, Benevento-Palermo, Crotone-Foggia, Salernitana-Perugia, Ternana-Cagliari, riposerà il Pescara. Mentana raccoglie il pallone, Valente, Barzaghi, ancora Barzaghi, pesca Sollazzo sull'altro versante, avanza Sollazzo, ci prova di sinistro Sollazzo. E palla alta, applausi per il numero 11 dell'Avellino, protagonista dell'unico pericolo portato sinora alla porta del Cagliari nel corso del primo tempo, il suo palo colto al 26esimo sullo 0-0. Sanna avanza per il Cagliari, Daga, Sanna. Mentana ha messo paura al portiere del Cagliari, Pizzella fa suo il pallone sovrastando la Dinetti. Il responsabile del settore giovanile del Cagliari è Mario Beretta, che in passato ha allenato anche in Serie A, e la principale peculiarità del settore giovanile cagliaritano è l'essere formato quasi esclusivamente da giocatori nati e cresciuti in Sardegna. Quartier generale del Cagliari prima squadra a Seminello è il campo dove il Cagliari Primavera gioca le partite casalinghe, dove tutto il settore giovanile del Cagliari gioca le gare casalinghe. Seminello, che ricade nel comune di Assemini, località a 15 km da Cagliari. Rimessa laterale per la formazione cara al presidente Giulini. Dimenticabile il Cagliari di Gigi Riva, campione d'Italia nel 1970. Carbonelli lo scatto. Va giù Sollazzo, calcio di punizione per l'Avellino, che prova ad accorciare le distanze. Nei pressi della sfera Caronte e Carbonelli. 15esimo, 3-0 per il Cagliari. È pronto Carbonelli a battere. Ecco il fischio dell'arbitro. Batte Carbonelli, traiettoria insidiosissima, calcio di punizione. Il direttore di gara ha ravvisato un fallo in zona d'attacco. Si spiegano Sollazzo e Cadili, dialogo non proprio amichevole a quanto pare. Sanna ruba palla Carbonelli, Sanna rimedia, ma Carbonelli insiste e viene premiato. Raso terra, Sollazzo sul pallone, l'impatto con la sfera alla fine mette d'accordo tutti Daga.
che va subito al rilancio. Anticipato di testa Caras da Camba. Pizzella. Lungo rilancio con le mani per Valente. Ora Barzaghi. Caronte, ancora Barzaghi. Lotta a Barzaghi. Lo scatto di Solazzo, l'anticipo puntuale di Cuvadio. Ancora Cuvadio che riesce a difendere palle a servire Mastromarino. Lancio di Mastromarino, l'intervento di sinistro di Siciliano. Palla in fallo laterale, s'arrabbia Canzi con i suoi. Stiamo camminando. E ciò che rimprovera il tecnico cagliaritano ai ragazzi in campo, non vuole cali di tensione, ricorda ai suoi che la partita ancora non è finita. Siciliano, Tettè, Mastromarino va giù, tutto regolare. Siciliano, Carbonelli viene fermato, non trova più il pallone Carbonelli, è giudicato in posizione regolare Camba, ma è bravo Caras su di lui a radicare il pallone. Caras la spedisce direttamente in tribuna. Rimessa per il Cagliari. Navellino non sembra in grado di creare grossi pericoli. Palla in aria, altra respinta, sempre rimessa laterale in zona d'attacco per il Cagliari. Ci prova ancora Ladinetti, ancora Ladinetti, gioco di prestigio, Ladinetti! Ed è una rete fantastica quella di Ladinetti, 18esimo, 4-0, tripletta per il numero 10 del Cagliari, una serie di dribbling e poi conclusione precisa nell'angolino basso alla sinistra di Pizzella. Bel gesto tecnico, bella incursione, bella performance di Ladinetti per il 4-0 del Cagliari e per la tripletta del numero 10 rosso-blu. Quando siamo al 19esimo del secondo tempo, aumenta il divario di reti tra le due squadre, ora 4-0 per il Cagliari. La tripletta di Ladinetti più il gol di Camba. Calcio di punizione per gli ospiti che ora giocano sul velluto, gara in discesa. Era già difficile al termine nella prima frazione di gioco sullo 0-2, poi la rete di Camba all'alba del secondo tempo ha significato il colpo di grazia, è stata una vera mazzata per l'Avellino. Poi è giunta la rete di Ladinetti. Ora Barzaghi. Adesso sì, gioca per l'orgoglio. Caras affrontato da Antonini. Antonini che è il più anziano in campo, classe 1998, quasi ventenne. Il capitano rossoblù perde palla, il Cagliari avanza a Barzaghi, lo scatto di Carbonelli, ancora Carbonelli. Non serve Solazzo. Imposta il Cagliari. Tette. Antonini. La sovrapposizione sulla sinistra di Cadili. Ancora Cadili che prova a disorientare Paolella. Avanza Cadili. Girasole interviene di destro. Rimessa laterale per gli ospiti. Problemi per un calciatore bianco-verde. Uscirà Ladinetti per il Cagliari.
tripletta per lui quest'oggi a San Michele di Serino. Davvero interessantissimo il numero 10 di Canzi, che viene sostituito al minuto numero 21. Problemi per un calciatore bianco-verde. Al posto di Ladinetti, il numero 15, Pizzalis. Gioco fermo. Si rialza a Paolella. Ci sarà il cambio. Il numero 8 è costretto ad abbandonare la contesa. Cambio anche per la formazione irpina. Seconda sostituzione effettuata da Iandolo. Per l'Avellino è giunto il momento di Tascone, casacca numero 17. Si arrende Paolella. Entra dunque Tascone per l'Avellino al 23esimo del secondo tempo. Il Cagliari conduce per 4-0 sull'Avellino qui in Irpinia. Palla in area di rigore bianco-verde. Antonini. Ancora Antonini che cerca il pertugio giusto. Serve Pizzalis, ne è entrato. Ancora Pizzalis che supera benissimo Barzaghi. Poi crossa dal fondo, si salva l'Avellino. Sulla conclusione ravvicinata di Gagliano, la deviazione di Pizzella. La facile incursione di Pizzalis. Sfortunato Gagliano nel battere a rete. Calcio d'angolo per la squadra ospite, batterà Mastromarino. Nugolo di calciatori nell'area piccola. Interviene ancora l'arbitro. Un paio di calciatori nel mirino del direttore di gara, richiamati verbalmente. Ecco la battuta del corner da parte di Mastromarino, palla sul primo palo. Con la spalla ha salvato la propria porta un calciatore bianco-verde sul colpo di testa in tuffo di Camba. Dovrebbe essere stato Caras. Ancora calcio d'angolo per il Cagliari. C'è una sola squadra in campo. Adesso nel primo tempo c'è una parvenza di equilibrio, ripresa a senso unico. Lo scatto di Cadilli che svirgola il pallone che termina sulla tettoia della tribuna dello stadio comunale di San Michele di Serino. Rimessa laterale per l'Avellino, con le mani pronto Caras. Sollazzo, Caronte, ancora Caronte, palla per Sollazzo, viene fermato Sollazzo, Barzaghi, ci mette il piede Mastromarino, rimessa laterale per gli Irpini, che proveranno se non altro a rendere il passivo meno pesante. Ecco Caras che è pronto alla rimessa laterale. La rovesciata, palla fuori dall'aria però, l'ha allungata Tettè. Caronte, Valente, ancora Avellino, niente da fare, riparte il Cagliari. Si lotta, duello tra Camba e Tascone, calcio di punizione per l'Avellino.
anzi Marciano, chiedo scusa, Girasole, pardon, maglia numero 23. Barzaghi, su di lui Pizzalis, che però ha commesso fallo. Altro piazzato per i biancoverdi. Caras, Caronte, lancio in avanti di Caronte, intervento di Cadilli in uscita, Tettè, Molberg, s'allarga e lancia di destro, Covadio, fallo su di lui commesso da Tascone e calcio di punizione per il Cagliari, 27esimo del secondo tempo. Il poker rosso-blu a San Michele di Serino, 4-0 il parziale. Esce Camba, l'altro marcatore odierno del Cagliari, fuori Ladinetti, autore di una tripletta, fuori anche Camba, autore del gol del momentaneo 3-0 ad inizio di presa. Al suo posto il numero 17, Doratiotto, la battuta del piazzato, colpo di testa di capitano Antonini, c'è fallo però, calcio di punizione per l'Avellino, a posizionare il pallone Pizzella. E nulla ha potuto sull'incursione di Ladinetti in occasione del gol del 4-0. Il numero 10 con la sua serpentina ha messo fuori causa la retroguardia biancoverde prima di mirare il palo basso alla sinistra, angolino basso alla sinistra di Pizzella. Per la rete del 4-0, Pizzalis dalla distanza blocca il portiere avellinese. Solazzo, dal lungo di Carbonelli, di testa all'indietro Sanna, riesce a servire il proprio portiere Daga. Pizzalis, accelera Pizzalis, inseguito da Solazzo, che evita di commettere fallo. Il fallo lo commette Barzaghi, calcio di punizione. Sta per scoccare la mezz'ora. Di fatto non c'è partita ora a San Michele di Serino. È pronto Mastromarino. Battuta del numero 5, Sardo, non riesce a controllare il pallone Molberg, ci sarà rimessa dal fondo in favore dei Lupacchiotti. Vicini alla terza sconfitta consecutiva in campionato, la quarta, se vi si ricomprende anche il turno eliminatorio di Team Cup in casa del Torino. Covadio, Tettè, Antonini, Covadio, il palleggio di Covadio, palla in aria Gagliano, nei pressi dentro la lunetta Gagliano, la palla viene ricacciata in faro laterale. Cagliari che staziona ancora nella metà campo biancoverde. Fallo di Antonini su Barzaghi, colpito in maniera fortuita, calcio di punizione per l'Avellino, non c'era cattiveria nell'intervento del capitano del Cagliari. Caronte, Valente, Tascone, Siciliano, le lunghe leve di Siciliano. Caronte, Caras, viene fermato Caras con la punta del piede da Pizzalis,
Doratiotto per il Cagliari. Non riesce a servire Tettè, che pure si era proposto. Girasole. La chiusura di Kouadio. Efficace la diagonale del numero 2 rosso-blu. Messa laterale per l'Avellino. 31esimo del secondo tempo. Il Cagliari sta conducendo per 4-0. Solazzo. Ancora Avellino. Prova a far girare il pallone la squadra di Andolo. Deve rincorrere il pallone Caras, che riesce ad evitare la rimessa laterale in favore degli avversari. All'indietro per Pizzella. Ancora Avellino. Caronte. Inseguito da Pizzalis. Carbonelli. Tascone anticipato da Tettè. Ancora Avellino però. Avanza la formazione bianco-verde. Messo giù Tascone. Aveva pigiato il piede sull'acceleratore il numero 17 Irpino. Travolto da Tergo. E calcio di punizione per la formazione di casa. La squadra ospite opera un altro cambio. Lascia la contesa il capitano rossoblu Antonini. Termina qui la partita del capitano del Cagliari, che cede la fascia di capitano al numero 3 Cadili. Conta i passi intanto il direttore di gara. Esige il rispetto della distanza regolamentare da parte della barriera che è stata messa su da Daga. Si avvia lentamente Antonini nei pressi del calciatore, del compagno che gli darà il cambio. Trentaquattresimo. Si attende il fischio del direttore di gara. La battuta altissima da parte di Tascone. Con questo che da dimenticare da parte del numero 17. Lui stesso aveva guadagnato il calcio di punizione, che ha battuto in maniera assolutamente imprecisa. Non riesce ad accorciare le distanze l'Avellino. Daga. Colpo di testa di Valente a mettere fuori causa l'avversario. C'è rimessa comunque per il Cagliari. È entrato Porcheddu. Casacca numero 16. Errore nella battuta della rimessa laterale. Inversione. Può ripartire l'Avellino. 10 minuti più recupero alla fine di questa partita. Ancora il Cagliari. Tettè. Mastromarino. Palla respinta. Sul numero 17, Doratiotto. Rimessa dal fondo. Appoggio per Girasole. Caronte. Per un attimo intercettato Gagliano, in difficoltà. Nella ripartenza l'Avellino. Mentana sbaglia. Molberg. Sanna. L'altro numero 6, siciliano. Rimessa laterale per l'Avellino.
erra nel controllo del pallone un calciatore biancoverde. Pizzalis per il Cagliari. Provato l'imbucata. È regolare l'intervento di Siciliano sull'avversario. A grandi falcate Siciliano. La chiusura difensiva di Cadili, diventato capitano dopo l'uscita di Antonini. Ancora Cadili. Tetè. Cubadio. Riceve palla. Sombrero ai danni di Valente. Gioco pericoloso sul numero 2 rosso-blu. Punizione per il Cagliari. 37esimo della ripresa. Sempre 4-0 per la formazione isolana sull'Avellino. Batte Mastromarino, palla in aria, ha respinto Girasole, ha toccata per un attimo Solazzo. Cadili si rifugia in Daga. Alleggerimento a beneficio del portiere cagliaritano. Cuvadio domestica il pallone. Cuvadio, il cross basso di Cuvadio, il colpo di testa di Gaiano, la doppia respinta di Pizzella. Alla fine il portiere subisce fallo. La schiacciata Gaiano ha smanacciato Pizzella, che se l'è cavata in due tempi, anche se il portiere ha subito fallo. Altra sostituzione, fuori Solazzo. Dentro Mistretta. Opera dei cambi l'Avellino, anche se il match è del tutto compromesso. 39esimo, rinvio di Pizzella, va giù Mistretta, Caras con le mani, ancora Caras, viene fuori benissimo Pizzalis. Si distende il Cagliari, Cuvadio, Tetè, ancora Tetè, fallo commesso su Gaiano, altro calcio di punizione per il Cagliari. Tetè non riesce nel rilancio lungo e finisce col commettere fallo sull'avversario. Calcio di punizione stavolta in favore dei locali. 40esimo. 5 minuti più eventuale recupero alla fine di questa partita, che vede il Cagliari saldamente in vantaggio per 4-0. La tripletta di Ladinetti e il gol di Camba stanno facendo soccombere per la terza volta consecutiva in campionato l'Avellino. La squadra campana ferma dunque a 0 punti. Possiamo ormai dirlo dopo 3 giornate di campionato. Lotta Pizzalis, è entrato bene in partita. Ancora il numero 15 del Cagliari, lo insegue Caras, duro intervento del giovane biancoverde, potevano anche esserci gli estremi per una ammonizione, non se l'è sentita di infierire il direttore di gara. Calcio di punizione per il Cagliari. È pronto Mastromarino, conta i passi l'arbitro,
pronto a battere il numero 5, 41esimo della ripresa. Può solo limitare i danni l'Avellino ora. Batte Mastromarino, la traversa colpita dal numero 5 direttamente sul calcio di punizione e c'è da registrare il secondo legno colpito dal Cagliari dopo il palo di Gaiano nel corso del primo tempo. Di testa a Cadili a chiudere, rimessa laterale per la formazione di casa che ha subito la superiorità dei cagliaritani per tutta la ripresa. Ancora la formazione biancoverde che ci prova, la respinta di Daga sul tiro di Carbonelli. Si è disteso sul primo palo, passiamo difensore rossoblu e ha respinto il pallone negando il punto della bandiera agli avellinesi. Viene battuto il calcio di punizione, l'intervento di Mastromarino, rimessa con le mani in favore dell'Avellino che ha avuto un sussulto con Carbonelli, bravo però Daga a respingere il tiro del numero 10 Campano. Rimessa dal fondo per la formazione isolana, 2 minuti al 90esimo, poi vedremo se il direttore di gara riterrà di concedere del recupero. Intanto problemi per un calciatore biancoverde, Pizzalis, va giù Gaiano, calcio di punizione, fallo commesso da Siciliano sull'attaccante del Cagliari. Va a riprendere la sua posizione numero 10 biancoverde Carbonelli. Ancora Mastromarino a battere il calcio di punizione, nell'occasione precedente ha colpito la traversa, ha sfiorato il gol del 5-0, il numero 5 del Cagliari, l'uscita di Pizzella anticipato anche da un suo compagno. Insiste Gaiano per il Cagliari, atterrato da Siciliano, stavolta c'è il giallo, ammonito Siciliano per l'Avellino e il primo ammonito di questa partita cade all'89esimo minuto di gioco. Calcio di punizione per la formazione ospite. Saranno 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro. E con la battuta del piazzato, la respinta di Pizzella, coadiò dalla distanza la presa del portiere dell'Avellino. Va subito al rilancio Pizzella. Cadili che si è accentrato. Girasole protegge l'uscita di Pizzella. Scocca il 90esimo proprio in questo momento. Si giocherà sino al 93esimo. Partita chiusa. Barzaghi. Di testa Molberg. Gaiano. Si inserisce e riceve Pizzalis. Tira Pizzalis il sinistro alto. Messa dal fondo, Girasole, il pressing di Pizzalis, allontana Pizzella, c'è Tettè per il Cagliari, Molberg, ancora Tettè, Covadio, ancora Covadio, lo scatto del numero 2 del Cagliari, contenuto ora da Valente. Rimessa dal fondo,
si attende solo il triplice fischio dell'arbitro. Una gara che non ha più nulla da dire. Seconda partita casalinga consecutiva per l'Avellino e seconda sconfitta. Il Cagliari torna alla vittoria in campionato e riscatta la sconfitta interna contro il Perugia. Formazione sarda che si mantiene in zona d'attacco. Covadio con le mani. Allontana Siciliano. Insistono i rossoblù. Palla sul fondo. Ultimi scampoli di partita. 4-0 per il Cagliari. La tripletta del numero 10, Ladinetti, è il gol di Camba per il poker dei ragazzi allenati da Canzi qui a San Michele di Serino in casa dell'Avellino. Ed eccolo il triplice fischio dell'arbitro, dunque termina Avellino-Cagliari. Netta vittoria dei cagliaritani per 4-0 sui lupacchiotti. La prima scolese al commento è tutto, Alfonso Iannone alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.